E bella Mad Gamer, eccoci qui con Batman Arkham Knight, il nuovo ennesimo gioco trattato sul mio canale, che sarà l'ultimo per un bel po' di tempo, in quanto sto trattando ben tre giochi e la cosa è un po' elaborata, un po' complicata per me che sono agli inizi, appunto, però si può fare. Cercherò di gestire al meglio la situazione, però per fortuna per un bel lasso di tempo non ci saranno tanti giochi a disposizione, in quanto penso il prossimo gioco che comprerò sarà Metal Gear, se uscirà il 1º settembre come dicono. E quindi per tutta l'estate, insomma, tratterò questi tre giochi che sono The Witcher 3, Batman Arkham Knight e FIFA 15, con appunto la carriera allenatore e forse magari qualche partita di Ultimate Team e spacchettamento. Però oltre a questo non penso di fare altro. Bene, iniziamo questo gioco che dicono che sia veramente bello cazzuto e a me sinceramente mi ispira parecchio, perché sono un grande fan dei, insomma, fumetti, non DC Comics come è Batman, però quelli diciamo orientali, manga tipo Naruto, avete capito, no? Bene, andiamo qui. Vabbè, dice che non c'ho la connessione, grazie al cazzo, lo sapevo pure io, lo sa pure mia nonna. E gustiamoci questo primo filmato di questo grandissimo gioco. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. La grafica comunque, cioè, è bella cazzuta, eh. That you're really a part of me. I've got you under my skin. No, cioè, guardate le fiamme, cioè, pare vero. Joker. Joker proprio. Sì, è Joker. È morto. Non ci posso credere. E gli devo due pure da fuoco. Cioè, ci stanno i video interattivi. No, spettacolo. Che spettacolo. Sì, però, conoscendo il Joker, non è lui. O è qualcun altro, o non è morto. Ha trovato, insomma, il modo di Ecco fuggire. che accadde tutto. Che è fuggito. Fu così che Batman morì. Nove mesi fa Joker è stato cremato. Ho premuto io Sta stesso voglia del giocare. per bruciare quel bastardo. E stanno a dire. E poi. No, vabbè, Abbiamo no. atteso. Gotham si è preparato. No, questo è un video vero, non. Per il potere. L'hanno girato da qualche parte perché è praticamente spiccicato alla realtà. Era in arrivo. La pioggia e tutto, cioè. Io mi faccio Sapevo una che quel sega su modo sto aveva fatto gioco. fuoco. No, no, no. Madonna. Vabbè, vediamo mo. Sono un po' scioccato dall'inizio, insomma, di sta cosa qua che dicono che Joker è morto veramente e che Batman morirà. Boh. Spero non sia vero. Poi pure sta ambientazione a me mi fanno morire comunque. Tipo anni, che ne so, anni 80, no? Penso sia, sì, giù di là. Grazie. Di niente. È uno spettacolo. Oh, grazie tesoro. Voglio Allora, te. cosa vuoi? Il solito? Certo. Ok, Sì, insalata di vai, vai. pollo, ma Quello che ti senza pare. condimento. No, sai cosa? E portami le cialde. Con della pancetta. Con Con tanto della qua. pancetta. Come vuoi tu, agente. Partono Se vuoi altro aggiornamenti. caffè, basta File chiamarmi. d'aggiornamento installati. Vabbè. Il prossimo.
primo, cialde con contorno di pancetta. Io che credevo che Batman fosse un duro. Ehi, mi scuso per l'interruzione, agente Owens. Ma lì al tavolo nell'angolo c'è un uomo che fuma. Resta qui. Sta uno che fuma che non si può. Su di merda. Vediamo qua. È scomparso uno che non si sa chi è. Henry Adams. All'angolo. Eccolo qua. Un pezzo di merda di sta fanbong. Che è un... Oh, mortacci tua. No, mi ha fatto pian corpo. Testa de cazzo. Sei proprio un testa de cazzo. No, non te sei regolato. Ok. Tutto a posto. Va, oh. Niente. Qua c'è panna la pelle. Sparagli, no? Ok. Porca troia, sto letteralmente a distruggerli tutti. Però questo me... No, questo mo me dà una cosa. Mi ha disarmato. Ecco qua. Vabbè. Porca troia. Per questa dimostrazione ho usato 150 gradi. Ah, questo è il coso, si quello che usa le tossine, sì. Spaventapasseri. Che già c'era negli altri giochi, insomma. Un giochetto da bambini. E questo è bello cazzuto come questo nemico, eh. Cioè, interessante. Bello, bello, bello. Bell'inizio. Bell'inizio, che spettacolo. E comunque, vabbè, voi mi direte, ha scoperta acqua calda. Già negli altri giochi, insomma, Batman Arkham Origins, l'Arkham Asylum e l'Arkham City, che... E no, l'Origins no, perché me l'avano prestato e l'ho dovuto ridare indietro. E la grafica già era curata su quegli altri giochi, ma su questo... Praticamente, ma ho anche visto i video che giravano già, i demo, i gameplay, cioè cose pazzesche. Mo ve farò vedere. Penso, sì, comunque sì, era sta missione qua. Cioè, possiamo guidare la Batmobile. Ormai sono quelle attratte da casa. Cioè, è un sogno di qualsiasi appassionato del Batman. Io non so appassionato del Batman, però sta cosa... Tanto de cappello, E c'ha pure le armi, quella cosa. È peggio. Tanto qui vediamo Pinguino e due facce, due storici criminali di Gotham City, nonché arcinemici di Batman. Non quanto Joker, però. Sono due dei cattivi principali. Siamo riusciti a perdere il controllo. Ma la cosa che a me mi fa 24 ore tagliare sto gioco è che all'inizio una sola persona può salvare. Succede sempre un in due minuti succede un bordello clamoroso in tutta Gotham. Sempre. Anzi, al primo succede solo nel territorio del manicomio di Arkham, però succede sempre un bordello, un super bordello. Arriva Batman e piano piano deve risolvere tutto. È bello, però insomma, come se svolge la situation è un po'. Vai, buttamose da qua. Che spettacolo. Guardate la vista. Ci mette un po'. Che spettacolo qua, che come tutti gli altri giochi in passato mi hanno insegnato che non so per quale legge fisica prima devi planare e poi vai all'insù e sali più in alto di prima, però vabbè. E questo è Jim Gordon, sicuramente l'ho riconosciuto dalla voce.
scusa, devo andare. E che parla? Riguardati, Barbara. È per forza. Sai ancora fare entrate trionfali. Come fatti a lui. L'evacuazione. L'ultimo autobus ha lasciato la città un'ora fa. Sono felice che mia figlia... Ora sicuramente ci darà una delle missioni sue solite che... Inizi su Crane? C'è il casino qua. Vai là e risolvi la situation. Per forza. Se è sempre così e comunque... Con l'evacuazione di mezzo non ho abbastanza uomini in città. Se lo trovi, di ai tuoi di non attaccare. Ben evacuato Gotham e tutto così. Sì, che lo spaventapassi sia così folle da fare cose normali. Ma chimica Gotham. C'è sta un attacco chimico in città. Grazie che evacuano la città. Sarà una lunga nottata. Mi pare pure ovvio, eh. A tutte le unità, codice 1033 a settore 2, mezzo scomparso, unità. Ecco, 47, infatti. Possibile agente caduto. Mo vediamo che Batman. Dobbiamo dirigerci su quel posto e risolvere la situazione. Oracle, posizione del. E ecco Oracle. Ci sta lavorando. Bene così. Come sta mio padre? Sta resistendo. Come sempre, d'altra parte. Che è la figlia di Jim Gordon. Sta inviando la posizione del mezzo. Un'altra rivelazione shock. Non la sapevo. Questa non la sapevo. Salva l'agente di polizia. Questa è la nostra prima missione del gioco. Questo è un altro mondo. Entriamo nel vivo dell'azione. Bene, bene così. Sarebbe anche ora. Usiamo sto rampino. Comunque, come ti muovi in questo gioco con sto rampino che te può arrampicare dappertutto? È una cosa pazzesca. No. Sempre con quell'ombrello. Cioè, non ci posso credere. Guardate. Che spettacolo. Pare un film per davvero. Mamma mia. Mamma mia. Il pinguino e due facce che collaborano. Tanta roba sto gioco. Tanta roba. Io su internet leggo di gente che non si fida, insomma, di ste cose, mi sono espresso male. Cioè, non riesce ma sto gioco qua però è così, non è fatto veramente bene, ma io spero scherzi, cioè. Ma come fate a dire che questo è un gioco di merda? Ma all'infuori dalla grafica che te può piacere o non piacere Batman, cioè, questo è un gioco con i contro coglioni, ragazzi, ma cioè, che volete di più? Ma il gioco ha giocato perché ti deve appassionare, ti deve intrattenere. No, dici la grafica, i bug, le cose così, ma quelle sono cazzate, quelle, cioè, siete delle prime donne, non siete videogiocatori. Oddio, non dico che io sono un videogiocatore perfetto che spolpo i giochi fino all'ultimo osso, fino all'ultimo coso, trofeo, però quando un gioco mi piace, cioè, la maggior parte delle volte i giochi che gioco mi piacciono. Anche se non sono perfetti proprio tecnicamente, grafica, storia, tutte cose così. Se mi iniziano a piacere, ci vado a rota e mi magno. Anche perché, non so voi, ultimamente i giochi stanno a costare veramente tanto, cioè 70 euro non sono pochi. Comunque, mentre stiamo parlando, ecco qui che arriva la nostra carissima Batmobile. Mamma mia, che spettacolo. La faccia di Need for Speed. Siamo proprio Agab, guarda come corre. Mamma mia, numeri. Che devo fare? Che cazzo? Ci hanno appena sparato un razzo. Cioè, gli devo sparare. Oddio. Questo mi sta sparando. Come cazzo sparo? Sono morti, signore. Dannazione, per favore Batman, devi fermarli. Ho cambiato la visuale, ho fatto un bordello. Per fermare il veicolo e interrogare il guidatore. Come cazzo si gira la visuale? Il veicolo è alla torre dell'orologio. Per fermare il veicolo. Vabbè, ma la faccio in prima persona. Va bene. Oddio. Questo
Seguiamo il sospetto attraverso... La visuale R1. Boom. Mamma mia, ragazzi. Il sospetto è a Gotham Nord. E uscimmo pure a volo dalla Batmobile. Aspetta, oh, cioè, devi scoprire cosa sa. Che cazzo sono questi? Vabbè, tanto avevi visto dei bot. Cioè, proprio easy. Poi, un'altra cosa che a me mi ha fatto, non dico incazzare, ma sì, stiamo là. Non so se conoscete... il Signore d'Anelli, insomma, l'ombra di Mordor. Un bel gioco. C'ha un po', cioè, finisce un po' male, un po' stupidamente. Troppo scontato. Dove però ho letto una cosa pazzesca. Cioè, la gente che diceva: ah, il sistema di dove combattimento di questo gioco è stato copiato da coso, da Batman. Spezzerò ogni osso del tuo corpo. Dai giochi di Batman. Ma sti cazzi. Lo giuro, i più grandi giochi del mondo, ti romperò, cioè, anche più la belli in assoluto, sono stati, cioè, sono un insieme di spunti presi da altri videogiochi che hanno fatto la storia. Secondo me Uncharted, oddio, potrei anche dire una fregnaccia assurda, secolare, però Uncharted secondo me è stato ripreso da Tomb Raider. Cioè, Tomb Raider ha fatto la storia, cazzo. Non scherzavi? Però secondo me è lampante la somiglianza tra questi due giochi. Non è uguale, speriamo questa sia l'occasione, sia nel comparto tecnico sia nella grafica, ovviamente. Però, cioè, se serve prendere spunti per fare un giocone della Madonna migliore a quello che, a cui si è preso spunto, cioè, meglio così, ben venga, cazzo. Cioè, non so voi se la pensate così come me. Lasciate in commento, vediamo cosa ne pensate. Cioè, se può parlare di sta cosa. Comunque, vabbè, noi abbiamo finito la missione, abbiamo interrogato quello scagnozzo dello spaventapasseri che ci ha detto dove sta lui. E abbiamo analizzato un suo siero nuovo. E vabbè, per questo episodio diciamo che abbiamo fatto abbastanza. Adesso dobbiamo chiamare la Batmobile, vai, facciamo, squattiamocela, banf. Guarda come siamo quatti proprio. Vabbè, boom, vado a sbatte addosso a... Il posto è questo. A roba. Per mostrare l'attico all'ultimo piano. Ai palazzi. Stranamente non li butto giù. Ah no, vabbè, ma devo uscire. Vabbè, ah sì, sto qua vicino. Vabbè. E va bene ragazzi, ci salutiamo qui. Bello a tutti ragazzi, dal vostro The Next Mad Gamer. Alla prossima, ciao.